Un'altra tipologia di personalità dedotta dagli studi fatti da Virginia Satir è la personalità il propiziatore. Il propiziatore è esattamente, diciamo, il contrario rispetto a quanto il propiziatore è una persona che si aggancia a persone problematiche fondamentalmente, cerca lui di farsi carico dei problemi degli altri e quindi tende anche spesso a vivere i sensi di colpa quando non riesce a risolvere i problemi degli altri. Però nel farsi carico dei problemi degli altri spesso risulta invasivo, risulta invadere, come dire, la vita altrui, perché vuole sempre avere, diciamo, la possibilità di interagire con, le persone in modo tale da, entrare dentro, in qualche modo governare la vita degli altri, aiutandoli, ovviamente. Da un punto di vista logico-razionale, vorrebbe, rapportarsi con persone di successo, invece spesso si coinvolge con persone problematiche e piene di problemi, per cui se vogliamo coinvolgere un propiziatore dobbiamo dimostrarci un po' problematici, inventandoci però qualche problema che non, diciamo, ci può interessare più di tanto, in modo tale che l'area della vita in cui il propiziatore si infilerà dentro sarà un'area che a noi non interesserà tanto. Come si riconosce il propiziatore? Beh, si riconosce intanto dalla sua comunicazione non verbale che è aperta, tende a comunicare spesso restando in questa posizione anche, un po' come, diciamo, se guardate molti religiosi, ad esempio, utilizzano questo tipo di comunicazione. Le mani comunque protese, aperte in avanti, i movimenti del corpo sono morbidi, tende ad essere accogliente, quindi ha movimenti molto materni, morbidi, tende ad abbracciare le persone, ad accoglierle. Quando una persona manifesta un problema, tende ad abbracciarlo proprio in modo materno, avvolgente. E queste sono le caratteristiche fondamentali del propiziatore. Anche a livello verbale manifesta questa cosa: hai qualche problema? Ti posso aiutare? Non ti preoccupare che ci sono io, fidati che ti aiuterò, ti seguirò. La mamma propiziatrice dice al figlio che va male a scuola: non ti preoccupare, figlio mio, che qui c'è mamma tua che ti farà i compiti al posto tuo, tu non devi pensare a niente. Sono, diciamo, comunicazioni di questo tipo. Bene, è molto importante conoscere questo tipo di personalità perché sappiamo quindi come sedurla, quindi presentando qualche problemino. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, seguitemi anche sul blog soluzionevip.com. Ciao!